Bisogna combattere per la nostra madre terra, che è l'unica che abbiamo. Il messaggio lanciato da Pistoia da oltre 250 studenti delle scuole primarie della provincia, grazie ad un progetto che, promosso da Lega Ambiente, è stato dedicato ai mali che affliggono il pianeta, ma anche a come prendercene cura. Il risultato è stata una mostra allestita alla Galleria Vittorio Emanuele di Via degli Orafi a Pistoia, dove i bambini hanno presentato parte dei loro lavori. Un'occasione anche per gli adulti per imparare da loro a comportarsi in maniera più rispettosa e responsabile. Durante il mese di maggio, la Fondazione ANT, Associazione Nazionale Tumori, ha offerto ai cittadini della Toscana 579 controlli gratuiti nell'ambito del progetto Melanoma, Mammella, Tiroide e Ginecologico. Anche Pescia ha aderito all'iniziativa con l'ambulatorio mobile ANT situato in Piazza Mazzini, grazie al patrocinio del Comune e il sostegno della Banca di Pescia e Cascina e della Pubblica Assistenza Locale. A partire dal 7 giugno, nella sede LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori, di Via Andreini a Pistoia, sarà aperto un punto di sostegno psicologico, un vero e proprio spazio di ascolto con l'obiettivo di offrire conforto ai più bisognosi, per un progetto del gruppo di Pistoia CISOM, Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. È stata costituita una commissione di inchiesta regionale sugli eventi alluvionali degli scorsi ottobre e novembre. Ne fanno parte tutti i gruppi politici ad eccezione di Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Merito e Realtà. Con voto unanime è stata eletta Presidente Elisa Tozzi, Fratelli d'Italia, attuale Vicepresidente della Commissione Bilancio. Vicepresidenti Ilaria Burgetti del PD e Massimiliano Baldini della Lega. È ufficiale il passaggio definitivo del titolo sportivo da Aiana a Pistoia, la dirigenza ex neroverde ormai arancione a tutti gli effetti, una certezza Sergio Iorio presidente. Altri membri del club, Fabio Fossati, ex patron dell'Aianese, insieme all'avvocato Giovanni Trombetta e Fabio Taccola. Tutti a lavoro a pieno ritmo per costruire e organizzare il nuovo club, la Pistoiese Football Club. Momenti di scelte a partire dal direttore sportivo, di conseguenza l'allenatore e poi l'allestimento della squadra. I nodi da sciogliere non sono pochi. Villa Guicciardini a Vaiano è stata teatro della festa della Estra Pistoia dopo la stagione straordinaria, ma anche l'addio a molti dei protagonisti di una squadra che ha regalato gioie ed emozioni a tutti gli appassionati di basket, non solo pistoiesi. Una serata aperta ai principali investitori della società e voluta dall'imprenditore pratese Emanuele Loconte, da 2 anni tra gli sponsor del Pistoia Basket.